Un clima caldo a tratti incandescente dentro e fuori Piazza Grande. I disordini si sono registrati sia prima che durante la giostra del Saracino, a partire dal corteo pre-giostra di sabato scorso, soprattutto in zona San Michele, dove sono venuti a contatto alcuni figuranti e quartieristi di Porta Crucifera e Porta Sant'Andrea. E proprio sulla vicenda è guerra diversione a distanza tra il quartiere bianco-verde e quello rosso-verde. I nostri figuranti sono stati pesantemente attaccati, si legge nella nota di Porta Crucifera, a cominciare dai giostratori, con Filippo Fardelli pesantemente offeso in maniera pesante e gratuita. Subito dopo gli armati sono stati oggetto di spinte, sputi e addirittura lancio di bicchieri di birra. Tale trattamento non ha risparmiato neanche il paggetto, che tra l'altro era una bambina. Solo la lucidità dei figuranti e la prontezza dei lucchi hanno evitato il peggio. Il secondo episodio di gravità ancora maggiore è accaduto a San Michele. Il caos che ha portato alla carica della polizia non è stato originato dai sostenitori rosso-verdi, ma bensì dal giostratore Enrico Vedovini, che invece di proseguire per la sua strada come Stefano Chierici ha messo il proprio cavallo di traverso, andando addosso alla gente in maniera deliberata e molto pericolosa. Non si è fatta attendere la replica di Porta Sant'Andrea. Durante il passaggio davanti alla piazza, i nostri giostratori sono stati fatti oggetto di urla, insulti, ma soprattutto di lancio di monetine ed altri oggetti, si legge nella nota del quartiere bianco-verde, che ha colpito il cavallo di Enrico Vedovini. L'animale, impaurito, si è bruscamente spostato verso il lato opposto. Solo l'esperienza, la freddezza e la bravura di Enrico ha evitato che questi travolgesse il pubblico. Nel frangente sono sopraggiunti in corsa dalla Pieve un folto gruppo di sostenitori di Porta Crucifera, tra cui, cosa ben più grave, anche diversi ex dirigenti del quartiere, che passando in mezzo ai nostri figuranti hanno aggredito il cavallo di Vedovini. Da qui l'intervento dei nostri lucchi prima e delle forze dell'ordine poi. Le accuse rivolte a Vedovini sono quindi prive di fondamento. Intendiamo offrire piena disponibilità al sindaco e alle autorità preposte, conclude la nota, per stabilire tutte le misure che consentano ai giostratori e figuranti e ai cavalli di sfilare senza disturbi o aggressioni. E sulla questione disordini è intervenuto anche il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che ha già programmato un incontro con il questore. I percorsi non si toccano, sono quelli storici, non li toccheremo certamente, però cercare di tenere le due tifoserie, usiamo questo termine, un pochino più separate, forse è opportuno prima che si arrivi ai fatti di violenza. Dovremmo rivedere anche un po' le immagini della piazza e quello che sarà possibile recuperare fuori dalla piazza per capire cos'è esattamente avvenuto. Diciamo che da un lato io tendo un po' a sdrammatizzare questa situazione di forte tensione che si è creata soprattutto dentro la piazza al momento in cui c'è stata un po' la consapevolezza di Porta del Foro che non avrebbe vinto la giostra, che rischiava di non vincerla, come poi in realtà è avvenuto. Hanno reagito male, secondo me, per usare un eufemismo, sopra le righe. Dovremmo prendere in seria considerazione un sistema di maggior controllo e più attenzione da parte dei rettori circa le dinamiche dei quartieristi.